è stata provocata da uno sversamento di liquami di notevole importanza alla moria di volatili di diverse specie e di pesci alla foce del fiume Argentina d'Armaditaggia. Che cosa intendete fare per tutelare questi volatili? Allora, qui la situazione è complessa e le soluzioni non sono semplici da applicare. Il problema deriva soprattutto da una questione di inquinamento dovuto a reflui fognari, quindi scarichi che ci sono all'interno qua del fiume, in parte abusivi, in parte casuali dovute a rotture del sistema fognario comunale, e quindi bisogna intervenire sulle fognature per sistemare questa situazione. So che già gli operai del comune stanno intervenendo oggi su uno dei principali scarichi che abbiamo segnalato nei giorni scorsi, ma ce ne sono altri e chiederemo di intervenire anche su questi in modo che l'area venga completamente bonificata. Poi nel pomeriggio di oggi avremo anche un appuntamento con l'assessore all'ambiente del Comune di Taggia, perché non è l'unica causa l'inquinamento, ma anche la cattiva gestione proprio dell'ambiente fluviale. Oggi in particolare parleremo del taglio della vegetazione, che da troppi anni viene fatto in modo sconsiderato, senza considerare appunto gli effetti negativi che ha sull'ambiente questa pratica. Allora, ci sono altri fattori da prendere in considerazione, anche quello idrico, è così? Sì, infatti questa siccità che perdura da diversi mesi ormai sta creando gravi problemi e un'azione da fare per migliorare la situazione sarebbe anche quella di limitare il consumo idrico e i prelievi che vengono fatti spesso anche abusivamente dal corso del fiume per evitare che si arrivi a una situazione del genere. C'è desolazione qui intorno rispetto ad alcune settimane fa. Sì, in effetti io mi trovo qui davanti al parco fluviale del Torrente Argentina e rispetto a un paio di settimane fa c'è proprio una desolazione perché ci sono stati più di un'ottantina di capi di volatili che sono morti e a tutt'oggi non si sa ancora la causa precisa. Fatto sta che ci troveremo ad avere più nulla se si va avanti così, anche perché ci sono ancora delle tubazioni che continuano a scaricare sul torrente, o di privati o di chi che sia, che stanno facendo delle verifiche ai tecnici del comune per eventuali responsabilità. Comunque, vabbè, ci vorranno degli anni di nuovo sicuramente per tornare a rivedere quello che fino a 20 giorni fa c'era. I dati in mano ad un laboratorio del posto confermano che si tratta di tossina botulinica del tipo C, che provoca la morte di uccelli che vivono alla foce dei fiumi.